ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui io sono stattissima perché ho appena finito di allattare la creatura che adesso fa la grazia di dormire. E che non ci lascia dormire di notte. Esatto, mentre Joe è tutto bello preparato perché tra un po' se ne va, mi abbandona di nuovo qui. È meglio andare al lavoro intanto. Sì, così brutte. Siamo solo 200 km dal posto di lavoro, non posso viaggiare in giornata. No, decisamente. Comunque oggi siamo qui per farvi sapere, in realtà, quali sono i libri che Joe ha comprato slash ricevuto ad agosto. Dico più o meno perché praticamente ne ha qui solamente due su sei. Eh sì, perché il problema è che li ho lasciati a casa da Modosso. Qui siamo ancora Pavia City. Pavia City dai suoceri, siamo qui accampati fino a che Melissa non starà un po' meglio e possiamo tornare direttamente alla nostra vita quotidiana. E diciamo, sono entrati sei libri, anche se ne aspetto altri perché alcuni regali di compleanno arrivano un po' più avanti. Un po' più avanti perché arriveranno a casa direttamente. Sei libri, ne ho solo due perché quattro, come ho detto, stanno a Domo City. Partiamo dai quattro che non ho con me, diciamo. Allora, ho ricevuto innanzitutto l'ho comprato quello, Vecchie conoscenze di Antonio Manzini, edito da Sellerio, l'ultimo romanzo con protagonista Rocco Schiavone, e decisamente meglio dei precedenti. Gli ultimi due non mi avevano convinto tanto, erano un po' tirati lì, sembravano quasi più che un romanzo, una sorta di sinossi da trasfondere poi nella serie TV. Invece con questo ritorna il Manzini che conoscevamo, quello di Pulis d'Umbra, quelli che sono forse il suo romanzo migliore, e c'è una storia autoconclusiva, ma nel contempo riprende le fila di quella storia che si tramanda da qualche libro a questa parte, e il perché è stato trasferito ad Aosta, tutti i vari elementi nascosti nella storia di questo personaggio, ed è molto interessante. Una cosa molto particolare, pagina 192 del romanzo, viene citato tra gli esperti di Leonardo un certo Pier Giorgio Vigliani, un mio omonimo. Quindi io vorrei capire se Manzini ha utilizzato, uno, il nome a caso, due, ha scelto il mio perché siamo amici su Facebook, tre, non lo so, perché Pier Giorgio Vigliani in Italia eravamo in due. Uno è morto qualche anno fa, era un ingegnere, non lo so. Comunque mi fa piacere trovare il mio nome citato in un romanzo che è stato ai vertici delle classifiche di vendita italiana. Chissà, tutti quei miei amici che l'hanno letto, se si sono fatti la domanda, chi sarà questo Pier Giorgio Vigliani? Sarà lui? È lui o non è lui? Per me non è lui. Io sono dell'idea che fosse un ingegnere. Comunque. No, ma quello è morto da anni. E che c'entra? Sì, ma non c'entra niente ingegnere, perché l'ingegnere dice quello era una... E chi se ne frega? Vabbè, vediamo. Devi provare prima di tutto che Manzini conoscesse l'ingegnere, mentre che conosce me è provato. Scherzo. Allora, poi ho letto, mi è stato regalato per il mio compleanno da Meli I delitti della vedova rossa di Carter Dixon, che sarebbe il nome, nom de plume di John Dixon Carr, probabilmente uno dei più grandi giallisti dell'epoca classica del noir. Anche questo, Delitto alla camera chiusa. Ve ne parlerò poi quando, visto che l'ho già letto, ve ne parlerò poi avanti. Edizioni Polillo, e prezzo di copertina non lo sappiamo, perché me l'ha regalato Melissa. Non giusto? Me lo ricordo, forse qui 15, 17, qualcosa del genere. Poi sto tentando di recuperare tutti i libri che mi mancano di James Roy. Mi mancava la trilogia nera, quella dell'inizio, che si apriva con... Il primo che ho trovato non me lo ricordo. La strada dell'innocenza. La strada dell'innocenza, e Melissa per il mio compleanno mi ha regalato Trovati su eBay perché sono ormai mai più stampati. No, in realtà li avevano stampati tipo l'anno scorso, due anni fa, che gli ho detto prendili fin tanto che ci sono, non fare il pollo come tuo solito, che poi sai che spariscono e non li trovi più. No, cosa fa lui? Aspetta che spariscono, poi li usa. Li ha usato a un prezzo anche più contenuto, quindi va bene così. Gli altri due della trilogia sono Perché la notte e la collina dei suicidi, una trilogia del primo eroe, quello a inizio carriera, che prova a recuperare assolutamente. E era l'edizione Mondadori, c'era il prezzo ancora in lire in questi libri. Sì, perché sono le edizioni, mi sembra, degli anni 80, esatto. Anni 90, adesso non mi ricordo. Però è un piacere averli recuperati, li leggerò sicuramente. E soprattutto, cosa molto molto bellissima, è che sono nella stessa edizione di cui aveva preso il primo, quindi... E adesso vediamo due dei libri di cui sono in grado finalmente di farvi vedere la versione cartacea, perché li ho qui con me. Uno è un classico dell'Hard Boiled, Dashiell Hammett, La chiave di vetro. Sto leggendo poco per volta tutto Hammett. Ho letto tempo fa L'uomo ombra,
ho letto il Falcone Maltese, il gioco del falco, il mistero del falco, come si intitola, cioè 800.000 titoli è uscito questo romanzo, e poi sto terminando di leggere i racconti, tutti i racconti di Continental Hope, che sono raccolti in un unico volume, e questo è uno dei romanzi più celebri di Hammett, edito da Mondadori, mi sembra, giusto? Sì. Prezzo di copertina, non lo sappiamo. Anche perché me lo 12 euro. regalo, no, devi dirmelo perché me l'ha regalato. Vabbè, dai. E ultimo, concludiamo col libro che sto già leggendo in questo momento, di un autore italiano che lo scorso anno, c'è cioè un autore italiano che da poco ha approdato alle rive del noir, perché per anni aveva scritto d'altro. Lo scorso anno, col suo esordio noir, Nero come la notte, ha trionfato allo Scerbanenco. E visto il successo, ha proseguito con la medesima casa editrice Marsilio su questa strada. E il nuovo romanzo si intitola Come navi nella notte, Tullio Voledo. Prezzo di copertina 19 euro e in 3 giorni ne ho letti quasi più di 2/3, quindi è un libro che scorre alla velocità della luce. Ecco, non ci sono stati grossi ingressi questo mese, pochi vagoni, diciamo, 6 romanzi, quasi tutti di genere noir, e aspettiamo adesso l'appendice dei regali di compleanno a settembre, che doveva arrivare ancora Quasi qualcosa. Tutti, tutti, più che quasi tutti. come? Sono tutti sul genere. Sì, tutti, no, dico, aspettiamo a settembre, arriveranno altri regali, in più ho già 2 libri comprati a settembre di cui vi parlerò nella prossima lista, il prossimo mese. Direi che per ora abbiamo terminato, io lascio qui Melissa un paio di giorni, io me ne parto verso Domodossola Altrimenti. City, domani si torna al lavoro per un paio di giorni e poi si torna qui, come finché non si torna alla normalità. Speriamo che si torni presto. Qui di fianco c'è la bimba che dorme, di giorno dorme e di notte un po' Prima o poi meno. riusciremo anche a farvela vedere in un video, quando si degnerà di stare un po' No, di sveglia. giorno, dobbiamo girare il video alle 2 di notte, la vedono Ah, sveglia vero. sicuramente. Dalle 2 alle 5 del mattino, dal meglio di Anche le sé. 6. Anche le 7 a volte. Va bene, ciao a tutti ragazzi, un abbraccio. E se siete arrivati fin qui, dite: Minerva non dorme. Ciao.